Giusti giusti, alle 9 entriamo nella seconda metà della trasmissione. Come vi dicevo, questa volta non si cambia tema dopo la pausa musicale, invece si resta assolutamente sull'argomento. Qualche istante fa abbiamo ascoltato o guardato, a seconda che ci ascoltiate o guardiate, alcuni degli interventi che sono stati raccolti dal collega Matteo Cherenza ieri a Torino nell'ambito di questa maratona di orazioni che è stata organizzata dall'Unione delle Camere penali in tutta Italia. Ieri appunto c'era una delle tante tappe, si è fermati a Torino, in realtà contemporaneamente anche a Monza, ma in realtà poi tutto prosegue ancora per qualche giorno. Il tema principale, insomma lo spunto di partenza, è la grande tragedia dei suicidi in carcere. Poi chiaramente l'argomento si può allargare un po', nel senso che il suicidio chiaramente è l'apice della condizione detentive terribili, ma non è l'unico problema della detenzione in Italia, chiaramente. Insomma, vogliamo parlare un po' di più di questa iniziativa e delle sue origini, e raggiungiamo quindi il segretario dell'Unione delle Camere Penali, l'avvocato Rinaldo Romanelli. Intanto buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a voi per l'invito. Grazie mille a lei e a voi in generale per questa iniziativa, anche veramente interessante. Noi ci siamo occupati spesso in realtà dei problemi della detenzione, abbiamo ad esempio un rapporto di lunga data con l'associazione Antigone. Però insomma ci sembra adeguato ritornare sul tema, non se ne parla mai abbastanza, questa è un po' la questione che emerge molto spesso. E allora vogliamo, riavvolgo un po' il filo e cerchiamo di capire appunto come mai questa iniziativa, che cosa vi ha spinti a andare proprio letteralmente in piazza a portare questa istanza. Allora, intanto non se ne parla mai abbastanza, mi sembra che sia una considerazione dalla quale possiamo partire, nel senso che parlare di carcere è estremamente difficile. Far comunicare e far passare attraverso il sistema di informazione i temi e i problemi che riguardano le carceri è uno sforzo immane, perché purtroppo le carceri sono nel dimenticatoio dell'anima e della coscienza civile. Noi ci siamo occupati del problema delle carceri, l'Unione se ne occupa da sempre, anche con l'associazione Antigone e con le altre associazioni che si occupano di queste questioni. Il tema però in concreto attualmente è quella di una condizione di sovraffollamento carcerario particolarmente grave, e peraltro con una tendenza di aumento veramente molto preoccupante, perché ci sono dai dati che ci indicano quasi 400 accessi al mese in più nel sistema carcerario, molti di più di quelli che c'erano anche negli anni precedenti, e quindi questa condizione di sovraffollamento che ormai è prossima al 140% più o meno, rischia di andare anche oltre. Noi rischiamo di trovarci entro la fine di quest'anno nella stessa condizione che nel 2013 costò una condanna assolutamente meritata, quanto lesiva della dignità dello Stato questa volta, perché siamo stati sanzionati a livello internazionale, la famosa sentenza Torreggiani per il sovraffollamento carcerario, e abbiamo fatto la figura, ripeto, giustamente, perché la sanzione e la condanna era più che corretta, di essere uno Stato incivile, di tenere le nostre carceri in un modo che non è degno di una democrazia evoluta, di una democrazia che abbia il rispetto delle regole fondamentali sulle quali la stessa si basa. Il principio fondamentale, il diritto fondamentale che è posto alla base di tutti i diritti che sono garantiti dalla nostra Costituzione, è il diritto alla dignità, che deve essere riconosciuto alla persona, del quale tutti gli altri diritti fondamentali sono, come dire, uno sviluppo, un corollario naturale. Senza la dignità umana, all'uomo non è riconosciuta la sua condizione, appunto, di essere umano. Chiaro. Nelle nostre carceri, purtroppo, non è garantito neanche il diritto alla dignità umana. Come lei giustamente diceva all'inizio, poi ci sono anche moltissimi problemi sulle carceri bisogna avere uno sguardo più ampio sul significato della pena, sulle dinamiche trattamentali, sul significato stesso del carcere all'interno della nostra società. Ma prima di tutto, e la nostra astensione ora è rivolta
a questo, all'emergenza, perché quando un edificio brucia, prima si cerca di spegnere le fiamme e poi si cerca di ristrutturare l'edificio, è rivolto proprio alla condizione del sovraffollamento carcerario. Dall'inizio dell'anno ci sono stati 50 suicidi, che è un numero impressionante. È un numero che è fuori dalle statistiche anche dagli anni precedenti, è l'indice di una condizione di sofferenza drammatica dei detenuti, perché se è vero, come è vero, che non c'è una correlazione immediata e diretta sul piano scientifico, diciamo, tra il suicidio e il sovraffollamento, perché ci possono essere molte altre dinamiche che incidono su questo aspetto, è anche vero che è altrettanto intuitivo che però una correlazione nella gran parte dei casi comunque sussiste e che queste persone che sono abbandonate in una condizione di disperazione sono persone molto spesso fragili, cedono e si abbandonano anche a gesti suicidiari. Quindi noi abbiamo deliberato una astensione, già per il vero all'inizio dell'anno abbiamo reso oggetto del nostro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario come tema, uno dei temi principali, il tema delle carceri, e ci siamo astenuti. Ma da ultimo abbiamo voluto lanciare questa iniziativa su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo le camere penali, facendo questa maratona oratoria di modo che ciascuna camera penale o anche più camere penali nello stesso giorno continuassero, diciamo, si passassero idealmente la staffetta per parlare nelle piazze di questo problema, proprio per cercare di coinvolgere la società civile, per cercare di coinvolgere i non addetti ai lavori, quelli che magari non conoscono nel dettaglio il problema, non se ne occupano quotidianamente e lo vivono soltanto attraverso i mezzi di comunicazione che, come dicevo prima, sono abbastanza restii a dare notizie e informazioni sul carcere e Eh soprattutto nella sì. prospettiva, diciamo, reale nella quale il carcere si trova. E devo Sì. dire che è stato un grande successo, nel senso che le camere penali si sono attivate, si sono impegnate, hanno fatto questa maratona, hanno avuto un grosso riscontro, nel senso che sono stati, per capirci, maratona vuol dire che in luoghi aperti si sono succeduti vari oratori per spiegare i problemi delle carceri, ma non solo avvocati, ma operatori che lavorano all'interno delle carceri, persone comuni, e molte persone sono intervenute, interessate rispetto al problema. Abbiamo cercato, diciamo, di sollevare un problema di coscienza, mirato, nel senso che le azioni, politiche, e questa è politica giudiziaria, si fanno con un obiettivo. L'obiettivo è quello di indurre, di sollecitare il governo ad assumere dei provvedimenti di clemenza. Noi sappiamo che dall'inizio degli anni 90, da quando è stata modificata sul punto la nostra Costituzione, non sono mai più stati assunti provvedimenti, di indulto generalizzati o di amnistia. E però nella nostra Carta Costituzionale è scritto che questi possano essere assunti, e noi su questo abbiamo sollecitato il governo, ma anche c'è un'unica proposta, diciamo, disegno di legge che è in corso di approvazione alla Camera, che è il disegno di legge presentato dall'onorevole Giachetti, che propone una soluzione, quantomeno per cercare di ottenere come risultato un'immediata iniziale deflazione del sovraffollamento carcerario. Questo è il primo obiettivo, per ridurre, come dicevo, quella condizione ingravescente ormai di sovraffollamento. Dopodiché va fatta una riflessione di carattere generale complessiva sul sistema carcerario. Nella nostra Costituzione è scritto che le pene non devono essere, non devono infliggere trattamenti inumani e degradanti e che la pena deve tendere alla rieducazione del reo. E ovviamente, perché la pena possa avere questa efficacia, questo significato, bisogna che le carceri abbiano determinate condizioni, che ci sia personale, che siano nelle condizioni di poter fare effettivamente delle attività trattamentali, che possano consentire ai detenuti un percorso, riabilitativo, rieducativo e progressivamente di reinserimento nel nostro tessuto sociale. Questo perché lo scrive la Costituzione, è la finalità della pena, in uno Stato civile è quello a cui deve mirare lo Stato per recuperare la persona che ha commesso un reato, quindi ha violato le nostre regole più importanti, più gravi, che sono quelle che sono presidiate dalla sanzione penale, ma è anche, questo va detto chiaramente, un fattore di sicurezza sociale, perché consentire la riabilitazione, la rieducazione e il reinserimento di chi è stato condannato per un reato evita che questa persona, quando esce dal carcere, sia nelle condizioni di andare a delinquere di nuovo.
perché se ha trovato un nuovo un suo collocamento, una sua posizione all'interno della società, ha la possibilità di lavorare, ha diciamo una seconda possibilità, le statistiche ci dicono che il rischio di recidiva è bassissimo. Quindi chi pensa che prendere una persona e come si dice con un gergo che è orrendo, perché le parole hanno un peso e hanno un significato, e buttiamola in galera e buttiamo via la chiave, non solo dice una cosa che è assolutamente incivile e incompatibile con la nostra democrazia costituzionale, con il nostro stato di diritto, ma dice una cosa che denota anche una grandissima ignoranza, perché questa dinamica è un fattore di insicurezza sociale, perché quella persona quando uscirà, dopo 5 anni, dopo 10 anni, dopo 20 anni, sarà completamente desocializzata, se è entrata con inclinazioni criminali di un certo genere, all'uscita ne avrà molte di più, e sarà emarginata, esclusa dal tessuto sociale, e le statistiche ci dicono che tornerà a delinquere. Quindi Chiaro. questo non è nell'interesse di nessuno, per cui va ripensato complessivamente. E ovviamente tutto questo ha un costo. Quindi bisogna avere come dire, l'onestà intellettuale di dire che sul sistema della giustizia in generale, sul quale si fonda il nostro paese, dalla fase della cognizione alla fase dell'esecuzione della pena, bisogna immettere capitali. Perché senza somme e finanziamenti adeguati non si fa niente. E purtroppo gli studi a livello internazionale del CEPEJ, che è un organismo in seno al Consiglio d'Europa, quindi l'Europa ha 46 stati che diciamo, monitora l'andamento della giustizia, ci dicono che noi abbiamo uno dei, diciamo, dei rapporti più bassi tra denaro rispetto al numero di abitanti che abbiamo pro capite investito nella giustizia, se si tiene conto del prodotto interno lordo del paese, cioè della ricchezza che produce il paese. Siamo tra gli ultimi e quindi evidentemente Questo le nostre risorse sono allocate in modo sbagliato in questo senso. dà un po' un senso di déjà vu, perché spesso si dice lo stesso anche della scuola, si dice lo stesso anche della sanità, quindi poi alla fine ci si chiede, poi alla fine tutto questo Assolutamente. denaro dove lo stiamo investendo. Per chiudere, non so se sia possibile una risposta rapida a questo tema così complesso, però appunto parliamo molto di politica, siamo partiti con l'attenzione mediatica che è molto debole sul tema, anche dal punto di vista politico è un tema molto tossico. Adesso abbiamo di fronte un determinato governo, e qui possiamo specificare qualcosa rispetto a questo governo, nel senso che prima parlavamo di ingressi maggiori in carcere, non è che avvengano naturalmente, non è perché ci siano più reati, più criminali, perché si ricorre di più all'arresto, si ricorre di più alla detenzione, però è anche vero che si sono viste un po' tutte le forze politiche avvicendarsi al governo negli ultimi anni e nessuno ha dato una spinta forte, cioè comunque le forze che adesso sono all'opposizione non ne fanno un tema bandiera. E quindi insomma, come si fa a smuovere, a rendere politico questo argomento? È qualcosa di possibile? È qualcosa di estremamente difficile, perché, come giustamente lei diceva prima, tutte le forze politiche, in un modo o nell'altro, non fanno altro che aumentare le fattispecie di reato e elevare le pene. Ed è un discorso che è correlato a quello che facevo io prima, cioè per risolvere i problemi bisogna avere delle disponibilità finanziarie e impegnarle correttamente. Se così non è, si può fare dell'altro facendo politica, cioè delle campagne sostanzialmente di disinformazione. Ovvero, a fronte di una condizione certificata dal Ministero dell'Interno di costante calo dei delitti, soprattutto di quelli più gravi, le do un dato: nel 1991 gli omicidi in Italia erano più di 1900, siamo scesi progressivamente e costantemente per arrivare sotto i 300. E l'omicidio è un dato molto significativo dell'andamento della criminalità, soprattutto di un certo genere. A fronte di questo dato si lanciano degli allarmi di volta in volta dall'ipotesi dei furti in appartamento piuttosto che alla criminalità predatoria, che non hanno nessun riscontro dal punto di vista delle statistiche, per poi dire che quel problema si è risolto introducendo una nuova fattispecie di reato oppure aggravando le pene per le fattispecie che già esistono, il che teoricamente nell'immediato non costa nulla, salvo il fatto che poi si verificano quegli effetti sul carcere di cui stavamo parlando, e dà l'illusoria sensazione all'elettorato che ci sia qualcuno che si sta occupando del problema. Noi cerchiamo di combattere questa campagna, come? Informando correttamente il più possibile, anche attraverso la maratona oratoria, cioè spiegando le cose
che lei ci sta dando l'opportunità adesso di dire anche attraverso la vostra radio, cioè che la questione, le questioni non stanno in questi termini, che non è serio affrontarle in questo modo, che non si può fare politica sulla pelle del sistema penale, del processo penale, dell'esecuzione penale e alla fine delle persone, sia dei detenuti che di tutti gli altri cittadini, perché queste decisioni ricadono su tutti. Noi cerchiamo di informare e di spiegare nel modo corretto e continueremo. Per ora, dico, ripeto, l'obiettivo che noi abbiamo è quello di vedere una soluzione concreta, immediata rispetto alla deflazione carceraria, anche perché ormai siamo in estate e questa potrà sembrare una banalità, ma l'estate in carcere vuol dire aggravare ulteriormente le condizioni di detenzione e non di poco, proprio in ragione anche del vivere insieme sovraffollati in celle piccole, in celle strette a 40 gradi. Quindi Esatto. dovremo aspettarci purtroppo a luglio e agosto delle situazioni ancora più gravi di quelle che abbiamo vissuto fino adesso. Se ci fosse qualcuno all'ascolto che si immagina che ogni cella carceraria abbia un impianto di aria condizionata, informiamo in questo momento che purtroppo non Ci è. sono carceri che non hanno neanche l'acqua calda, non hanno neanche l'acqua Sì, calda d'inverno, ecco, esatto. per capirci. Sì, no, infatti è davvero una situazione di enorme degrado. Allora, Bisogna qualche. intervenire con urgenza. Esatto. Noi speriamo effettivamente che abbia successo questa maratona, che appunto prosegue sul sito camerapenali.it. Si legge ancora le varie tappe, anche ancora sono là da venire rispetto a questa maratona. Noi ce ne siamo occupati in questo momento perché si è passati da Torino, allora abbiamo colto l'occasione. Ma intanto, grazie mille davvero al segretario dell'Unione delle Camere Penali, Rinaldo Romanelli. E Grazie ancora a una voi. cosa, sì. Mi faccia solo dire, la maratona finisce l'11 luglio a Roma, dove ci sarà Ok. la manifestazione nazionale e dove sono tutti invitati a intervenire. Tutti, Ottimo. nel senso chiunque abbia a cuore questo tema, è il Chiaro, benvenuto. Speriamo chiaro, di essere chiaro. numerosi. Speriamo davvero. Grazie mille, Rinaldo Romanelli. Grazie davvero. Grazie Buona a voi. giornata. Alla prossima. Grazie.